Ecco il nostro materiale di partenza. Questa è una barra di acciaio N690 della Bowler da 4 mm x 50 mm x 250 mm. La barra viene tagliata seguendo la forma del coltello, come si può vedere in queste foto. Poi viene forata nel punto in cui andranno i rivetti e il tubo passa a cavo e viene fatto lo scasso per la guardia. Adesso si segna il punto da bisellare. Con una punta di trapano della misura della lama si segna la metà della lama. Iniziamo quindi la bisellatura con una ruota di contatto da 200 mm. Si sale con le varie grane, si parte dalla 40 e si sale su fino alla 1200-2500. Qui si vede che ho passato il Trizact. E qua si può notare la bisellatura. Qui si sta rifinendo lo scasso della guardia arrotondando gli angoli e qui si inizia a produrre la guardia partendo da una barra di ottone dello spessore di 8 mm. Si utilizza un seghetto da traforo per tagliare, per fare diciamo lo scasso nella guardia, per tagliare la forma generale. Poi con una lima di precisione, una lima d'ago, si va a rifinire l'interno della guardia squadrandolo e rendendolo compatibile con la lama. Ecco qua si può vedere la lama montata, la guardia montata sulla lama. Come vedete tutta diciamo precisa nella sua sede. Qua si fora col trapano, si fa il foro per il rivetto passante e si va a fare una piccola svasatura. Questo rivetto assicurerà la guardia al suo posto. Come si può vedere in questa foto, un rivetto di ottone servirà proprio per far sì che la guardia non vada fuori dalla sede. Sarà diciamo la parte più importante che terrà la nostra guardia insieme alla saldatura. Qua si segna il punto da cui partirà la strematura del codolo e si segna sempre con la stessa punta di trapano dello stesso diametro della lama il punto di metà. Qua si è iniziato a sottigliare, a stremare il codolo ed ecco qua un'idea di com'è la lama col codolo da stremato. In fondo sarà circa 2 mm di spessore. Qui si vede la bisellatura che è concava. Il passo successivo è di dare una leggera lucidatura a mano alla lama, in modo tale ci sarà meno lavoro post tempra. Qua sono arrivato circa a una grana 800. Il passo successivo è la tempra. Essendo un acciaio inox, andrà rivestito in un foglio di Inconel chiuso ermeticamente, messo in forno a 1070 gradi con temperatura di permanenza di almeno 20 minuti. Poi per raffreddare il coltello, per temperarlo appunto, si metterà in queste piastre d'alluminio con ancora il rivestimento in Inconel e si soffierà l'aria col compressore. Qua si possono vedere delle foto della lama temperata. Successivamente alla tempra andrà effettuato il rinvenimento a 150 gradi per 2 ore per ottenere circa 60 HRC di durezza. E qua si è già iniziato a sistemare diciamo la bisellatura ripassandoci con la levigatrice e successivamente a mano salendo dall'800 fino alla 1000, 1200, 1500. Per aiutarci nella lucidatura a mano, dato che la molatura è concava, utilizzeremo un jig, questo qua in foto, che in pratica è un pezzo di legno rivestito con una camera d'aria che va a riprodurre la molatura di una ruota da 150, non da 200 ma 150, in modo tale che gli angoli rimangano molto netti, gli angoli della molatura.
Successivamente si utilizza la pasta IOSO o una qualunque altra pasta abrasiva tipo Polish, che ci permetterà di ottenere una lucidatura praticamente a specchio, come visibile in questo video. Qui ancora non è stata passata la lama sulla ruota di stracci ed è già una lucidatura notevole, diciamo. Si può tranquillamente lasciare in questo modo se uno preferisce non utilizzare utensili elettrici. Qua si dà la forma alla guardia utilizzando i rotini da 15-20 mm. Qui si possono vedere i vari componenti che andranno a creare il nostro coltello. Successivamente si ribatte il rivetto della guardia e si salda la guardia utilizzando argentana, utilizzando appunto un cannello a gas, dirigendo la fiamma verso la guardia per evitare di scaldare troppo la lama. Poi si rifinisce il tutto con le lime ad ago o lime normali, meglio quelle ad ago che sono più precise, sia sotto che sopra la guardia. Ottenendo degli angoli, diciamo, quasi a 90 gradi. Come si può vedere, le tolleranze sono buone. Qua il nostro coltello con alcuni componenti, a cui manca appunto le guancette, che sono queste. Qua si incolla gli spaziatori rossi alle guancette di carta verde e si tengano lì. Aspettiamo la nostra ora e mezza e poi si rifinisce con un taglierino il tutto e si fanno i fori. Per fare i fori, essendo il colore stremato, dobbiamo appoggiare su un pezzo di legno o un pezzo d'acciaio in squadra il ricasso del nostro coltello, in modo tale che i fori verranno perpendicolari. Poi si incolla il tutto con colla epossidica, si inserisce gli spaziatori a 90 gradi dove c'è la guardia e si stringe le viti. Si mette ovviamente dei morsetti per tenere il tutto bello stretto. Qua il nostro coltello è asciutto, dopo circa un'ora e mezzo, due ore, ma io aspetto sempre di più per sicurezza, e si inizia a dare la forma al manico. Prima con il pianetto verticale, col bisellatore si dà una rastrematura alla parte che si avvicina alla guardia, spianando anche le eventuali viti. Poi si utilizza la ruota di contatto da 200 per fare la forma, diciamo, ergonomica del coltello. Come si può vedere dalle foto, salendo sempre di più di grana della carta, utilizzando le carte più fini, si va appunto a rifinire appunto meglio la forma del manico, e si dà alla micarta un aspetto molto più lucido e uniforme. Qua siamo all'ultima fase della nostra creazione del coltello. Qui si svasa il tubetto passacavo e infine si rifinisce il tutto a mano, arrivando circa una carta grano 800.